sia pronta per un cambio al vertice. Sono contento. È sempre incoraggiante vedere le generazioni più giovani interessarsi all'istruzione. Adesso? Sa della nostra magnifica scoperta? È quello che parla di qualcosa sepolto sotto Sartal? Qualcosa per il quale uomini e Mer hanno combattuto? Ora i dettagli mi sfuggono. Dovrò leggerlo di nuovo. Non riesco a togliermela dalla testa. Qualunque cosa sia, non avevo mai visto niente di così bello in tutta la mia vita. Se mi permetti di soddisfare la mia curiosità per un attimo, potrei avere alcune osservazioni da fare. Sono certo che hai già notato i marchi. Non hanno niente a che vedere con ciò che già conosciamo. Aliet, Wemer, Daedric, neanche Falmer. Niente. Nessuna corrispondenza. Decisamente bizzarro. Ora, non sono sicuro che tu sia in sintonia come lo sono io, dati i miei lunghi anni di esperienza, ma riesci a percepirlo? Un oggetto straordinario. Irradia magica, e tuttavia è una sensazione che non ho mai provato prima d'ora. L'Arcimago Aren è già al lavoro. Sono una delle poche cose che ci mantiene in contatto con il resto di Sky. L'Accademia sarà sempre... Mi duole interrompermi. Va bene, ho bisogno di parlare con il vostro affiliato immediatamente. Tutto questo è davvero inopportuno. Stiamo compiendo importanti ricerche qui. Sì, non lo metto certo in dubbio. Tuttavia, si tratta di un'urgenza insindacabile. Ah, mai mi è capitato di essere interrotto questo modo. Quale impudenza! Suppongo che potremo continuare più tardi, magari senza altre interruzioni. Ho bisogno che tu venga immediatamente con me. Andiamo. Davvero? Bene. Allora permettimi di spiegare la situazione. Vorrei sapere perché qui nell'Accademia c'è qualcuno che sostiene di far parte dell'Ordine Psijic. E cosa ancor più importante... Vorrei sapere perché sta chiedendo espressamente di te. Dunque faremo una chiacchierata con lui per scoprire esattamente cosa vuole. Tecnicamente è vero, ma rispondo anche al regno degli Altmeri e non posso ignorare questa situazione. Non preoccuparti. Non appena la questione sarà risolta, potrai tornare ai tuoi meschini battibecchi e alle tue inutili ricerche. Credo che l'Accademia sia pronta per un cambio al vertice. Ora andrai a una ricerca molto importante, credimi. E scoprirai perché è qui. Poi verrà allontanato dall'Accademia. Non avere quello paura. Che imparerai non qui ti sarà accompagnerà paura. Per tutta la vita. E anche sono felice di incontrarti di persona. Mi piacerebbe parlare con te. Ti ho concesso di parlarmi in privato, ma temo non potremo farlo a lungo. Dobbiamo essere sintetici. Ciò che sta accadendo all'Accademia è molto grave. Tutti i tentativi precedenti di contattarti sono falliti. Credo che questo sia dovuto proprio al motivo della nostra preoccupazione. Questo oggetto, l'occhio di Magnus, come lo chiama la tua gente. L'energia che ne emana ci ha impedito di raggiungerti con le visioni che hai già visto. Più a lungo rimane qui, più pericolosa diventa la situazione.
e così sono venuto personalmente a dirti che bisogna risolvere la cosa. Temo che non sia così facile. Devi comprendere che normalmente l'ordine Psijic non interviene direttamente negli eventi. La mia presenza qui sarà vista come un affronto da alcuni membri dell'ordine. Non appena concluso il nostro incontro, abbandonerò l'Accademia. Sono conscio che il mio arrivo ha suscitato molti sospetti, specialmente in Ancano, il tuo affiliato Talmor. Nonostante tutto, il mio ordine non agirà direttamente. D'ora in poi nessuno potrà aiutarti. Presumo ti riferisca al fatto che Ancano non vede di buon occhio l'ordine Psijic. I Talmor vedono il nostro ordine come una minaccia perché siamo potenti e non ci lasciamo controllare. Ti assicuro che non vogliamo farti del male. Come probabilmente hai capito, questo oggetto, l'occhio, ha un enorme potere. Questo mondo non è pronto. Se resterà qui, finirete per abusarne. In effetti, molti nell'ordine ritengono che sia già accaduto o che presto accadrà qualcosa, qualcosa di inevitabile. Crediamo che i tuoi sforzi dovrebbero concentrarsi sulla gestione delle conseguenze, ma non siamo in grado di predire quali saranno. Temo di aver già superato i limiti del mio ordine, ma voglio dirti questo. Cerca l'augure di Dan Lane qui nella tua accademia. La sua percezione potrebbe essere più coerente della nostra. Un tempo era uno studente qui all'Accademia. Ora è qualcosa di diverso. Non ne sono sicuro. Si trova all'interno dell'Accademia. Uno dei tuoi compagni deve sapere dove. Mi spiace non poterti aiutare ancora, ma questa conversazione richiede davvero un grande sforzo. Ora temo di dover andare. Continueremo a osservarti e a guidarti al meglio delle nostre capacità. La forza per riuscire è dentro di te, non scordarlo mai. Scusa, stavi per dire qualcosa? Io non so cosa sia successo esattamente. Un monaco dell'ordine Psijic qui, dopo tutti questi anni, e se ne va così. Spero che non l'abbiamo offeso in qualche modo. A parte chiedere di te, non ha detto altro. Davvero strano. Tolfdir ha ricominciato con le sue storie. Pensavo di essere stato chiaro sul fatto che si trattasse di un argomento inappropriato. Non permettergli di continuare a parlarne. Ebbene? Ci vediamo. Cosa significa tutto questo? Mi dispiace, ma temo di non capire. Non scherziamo. Hai chiesto di vedere un membro ben preciso dell'Accademia. Eccolo. Ora, cos'è che vuoi? Temo che ci sia un... Ti stavo cercando. Mi è stato chiesto di consegnarti una cosa personalmente. Vediamo un po'. Sta per aprire un nuovo museo a Dawnstar. Il padrone mi ha chiesto di consegnare gli inviti ai viandanti. Pare proprio di sì. Ora devo andare.
È sempre incoraggiante vedere le generazioni più giovani interessarsi all'istruzione. Era da tempo che non sentivo più questo nome. Sono passati parecchi anni dall'ultima volta che gli ho parlato. Immagino si trovi ancora giù nello scavo, anche se non ho verificato di persona. Hai intenzione di incontrarlo? Se lo fai, ti dispiacerebbe salutarlo da parte mia? Sotto l'Accademia. Non è il luogo più ospitale che ci sia, dunque, se vai laggiù, tieni gli occhi aperti. Immagino che non sia un problema per lui. Io non c'ero allora. Ho sentito le storie, come tutti gli altri. Era uno studente brillante, uno stregone esperto, immerso nella magia come nessun altro. Ma credo divenne ossessionato dall'idea di quanto potere fosse in grado di accumulare. Fu così che avvenne l'incidente. In effetti avrei proprio bisogno d'aiuto, anche se mi vergogno un po'. Ho perso un oggetto. Non riesco a trovare il mio alambicco. So che potrei usarne un altro, ma... per quanto possa sembrarti sciocco, ci sono affezionato. Se dovessi trovarlo, ti dispiacerebbe riportarmelo?